Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans. Perché oggi non volevo fare un gameplay, ma volevo farvi vedere la mia formazione su questo villaggio secondario. Perché mi è successa questa cosa, diciamo, negli ultimi incontri che ho fatto praticamente. Sono riuscito a vincere sempre, o quasi sempre, praticamente di questa lista soltanto uno. Ma anche precedentemente c'erano tante altre vittorie. Perché ho notato principalmente che riescono a farmi poca percentuale ogni volta, cioè tendenzialmente una percentuale sempre bassa, 53-68, qui ho perso, adesso ci andiamo a vedere un attimo questo attacco, qui mi hanno fatto un 71, ho vinto lo stesso, però comunque 71 se lo sono presi, ci andiamo a vedere, ma alcuni sfiorano il 50 e alcuni 33%, 39%. 74 però ho fatto 82, quindi comunque una formazione che si difende abbastanza bene, ve la volevo intanto far vedere e poi farvi vedere anche un secondo al volo come mi ha battuto questo qui. Ha causato soltanto le streghe a livello 6, io lo sto portando a livello 2, l'ho appena presa, infatti questa è una formazione per il livello della sala del costruttore a 6, però ce l'ho appena portato, infatti come potete vedere sto ancora portando su praticamente le nuove strutture che sono appena andato a creare, anche questo è a livello bassissimo. Quindi volevo far vedere questa formazione che anche prima era così, però mancava anche a livello 5, però mancava questo, per esempio il cannone era tirato indietro. Qui praticamente ho puntato a mettere le torri, creando una linea con questa che tira più corto, creando una linea qua, attacco singolo e attacco di gruppo. Qui attacco di gruppo e attacchi singoli più potenti con questo per quanto riguarda la difesa aerea, praticamente crea come un cerchio che difende in maniera omogenea un po' da tutte le parti. Per quanto riguarda invece la parte terrestre, tutti quanti, noi qui andiamo a mettere praticamente, ho visto che mettono truppe di terra, vanno tutte inevitabilmente a finire contro qui gli schiacciasassi, quindi alla fine si vanno estinguendo ancor prima di andare a finire dentro le mura. Un buon modo per fregare è mettere gli arcieri qui, ma anche qui non devono scenderli di colpo, altrimenti vengono bruciati tutti quanti dalle bombe. In ogni caso, una volta iniziati a entrare, ingaggia questo, ingaggia il Tesla, c'è anche l'altra torre, il cannone qua. Questa sì è una zona un po' delicata, ma tendenzialmente riesce a difendere sempre bene. Possiamo andarci a vedere proprio questo attacco che ha fatto con le streghe, perché ragazzi davvero potentissime. Andiamo un attimo. Per due le ha messe tutte lontanissimo, guardate quanti pipistrelli che effettivamente hanno faticato un po' a difendere, che ne spawnano davvero tanti, cioè guardate quanti. Quindi tutti quanti questi pipistrelli effettivamente un po' hanno sofferto, devo dire. Già se la prima torre anche fosse stata di livello un po' più alto, magari sarebbe andata anche un pochettino meglio. Però tendenzialmente anche qui non ci siamo poi difesi così male, cioè sono davvero potentissime queste streghe. Davvero potentissime, cioè a livello 2. Però in ogni caso non si è difeso malissimo. Malissimo, diciamo. Più difesa aerea, una difesa aerea più potente mi avrebbe secondo me portato a, per esempio, avendo con queste difese, avendole potenziate, a livello successivo mi avrebbero sicuramente consentito di fare qualcosina in più. Anche questa torre, per esempio questa, può essere potenziata e questa addirittura a due livelli, quindi progredendo ancora avrebbero potuto difendersi meglio. In ogni caso tendenzialmente le percentuali sono queste, andiamo a vedere per esempio un 33%, hanno fatto per esempio questo 39%, andiamo a mettere per, vediamo se ha fatto un attacco semplicemente balordo, ecco ha messo qualcosa qui. Questo è l'unico modo, diciamo, per distruggere il tritasassi usando gli arcierini. Ma anche qui c'è il bel mortaio che copre la torre, quindi non è per niente facile. Molti si estinguono così. Vediamo un attimo se per esempio ne becchiamo uno intermedio. Quest'ultimo, 62%, che è una buona percentuale comunque. Vediamo un po' che cosa è riuscito a combinare e come. Ah sì, me lo ricordo, l'ho visto in diretta questo con un sacco di baby dragon, non l'ho mai visto. Anche qui è riuscito a rosicchiarsi qualcosa, ma le mie difese aeree hanno agito bene. In ogni caso livello 10 comunque stavano messi bene. Poi ha messo questo anche abbastanza male, non si è riuscito neanche ad avvicinare al centro del villaggio. Se poi ci vogliamo beccare anche un altro per esempio sotto un 33% ridicolo, vediamo questo come ha fatto. Perché si è difeso bene, ho fatto solo 52 contro di lui.
messo qualcosina qui, l'ha fatto entrare, catapulte fuori più volte. Buono. Andiamo un po'. E niente, poi alla fine si sono andate tutte così. Che ha fatto? È uscito? Non gli è piaciuto? Non si sa, forse è uscito, boh. Non lo so, sinceramente. Anche quest'ultimo 74%, vediamo come lo ha fatto. Ha messo tutti i soldatini qua. Poi difese, giganti che sono buoni, i giganti se la tankano bene. Hanno sfondato il tritasassi più piccolo sperando di arrivare al castello centrale. Però comunque si sono estinte tutte quante le truppe prima, perché comunque c'è il mortaio, ci c'è il cannone, in ogni caso si difende molto bene. E il centro del villaggio non è riuscito a prenderlo nonostante abbia rosicchiato abbastanza, avesse tutte le truppe livello 10 con questo coso qui a 5, la macchina infernale, la macchina da guerra. Quindi tanta roba. Volevo farvi vedere questa formazione perché appunto mi ci trovo bene, ci sto scalando bene adesso che sono salito con la sala del costruttore a 6, quindi se vi può essere d'aiuto, se ve la volete scopiazzare, è questa qui. Per questo video direi che è proprio tutto, vi invito a lasciare un bel like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, anche un commento. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.